Questo è un articolo che mi piacerebbe avere a casa. Allora, buonasera. Buonasera. Non ho spiegato niente, non so perché sono qui, non so cosa devo fare. Vai, iniziamo. Всем привет, меня зовут Лиза, вы на моем канале, и сегодня мои итальянские взрослые друзья будут угадывать русские предметы. Ну что ж, начнем, посмотрим, что они угадали. È una friscatole. È una friscatole. Dobbiamo indovinare cos'è. Questo lo usiamo tutti i giorni. Questo qui, allora, questa parte di qua non lo so. Ma è proprio questa è quella che apre le scatole. Allora, questo qui si fa trum. Così, scusa. E si fa il buco. E poi dopo io lo giro così, metto così. E poi fa coltello, incalzi. Andando giro, tutto torno, giro, lo apri. E occhio a non tagliarti il dito con la latta. Questo poi è semplice. E questo qui che ci fai? Mi fai le decorazioni sulla terracotta. Così, fare tipo i ravioli. Allora, da una parte apri bottiglia. Ecco, vedi. Stavo questo per dire. Di qua. Ah, è vero. No, passiamo oltre. Next. Poi. No, questo è per fare i ravioli. Questo è per tagliare tondo il raviolone. Te lo metti sopra, anzi così, lo tagli, la metti qui, oppure la tagli di qua ancora prima, e poi metti il ripieno. Chiudi. E fai i ravioli all'italiana. Ci siamo andati vicini, quasi per fare i ravioli, però siamo varienichi. Sono tipo dei ravioli però dolci. Varienichi. Vedi subito. Varienichi, lordo. Salato dolce, il raviolo è pronto. Il ripieno lo metto sopra la pasta? Sì, no, fuori dalla pasta. Sotto. Lo aiuti e mangi separatamente la pasta e il ripieno. Questa è una busta della spesa. Potrebbe essere anche un cappello. Questa la portava la mia nonna. La nonna per andare a letto metteva, perché la nonna c'aveva i riccioli. Una rete da pesca. Da pesca. No, i russi con questo si buttano in acqua. Sì. E ci prendono i polpi. Se no potrebbe essere anche un paio di mutande. Allora, questo in Africa ci mettono dentro le noci di cocco. Oh. Allora è un portacocomero. Ecco, quando vanno a fare la spesa tipo ci mettono le bottiglie del latte. Eccoci, le bottiglie del latte. Tutto avrei pensato. Il pane, è vero. È un sacchetto della spesa. Sì. Naturale. Però vedi, loro sono 2.0. Greta li ringrazierebbe. Thank you. Questo è chiaramente è un chiaro fornello da campo. Ciancicalo un po', Milly, vieni. È un sigillo a barattoli, no, Lollo. Che? È un sigillo a barattoli. Un sigillo a barattoli? Sì, cazzo. Chiudi barattolo. Sì, ma sono barattoli. Invece di andare a sterilizzare, vedi, c'hanno i tappi. Noi ci siamo 4 stagioni, loro non ce l'hanno. 4 stagioni non ce l'hanno. Però ci vuole la misura giusta. Il tappino deve essere il suo. E questa è una figata che noi effettivamente non abbiamo. Abbiamo tutta una serie di sistemi, ma questo non ce l'abbiamo. Aspetta, lo conosco perché ce l'aveva mia nonna. Questo è per fare le salsicce. No, è la carne fritata, fritta carne. No, la salsiccia. Fritta carne. Come fritta carne? Ah, sì. Per fare il ragù, perché la nonna faceva il ragù. Questo è per fare gli hamburger. Questo è per fare la carne macinata. Sì. Questo secondo me ce l'abbiamo anche noi. Senza il secondo me ce l'abbiamo anche noi. Si poteva sostituire. Ecco. E c'era infatti, vedi, tutte le varie forme, le varie cose, più piccolo, più fine, eccetera, distrutto, e metti a posto che se no ci buttano fuori. Questo è un articolo che mi piacerebbe avere a casa. Ciao! Vi ricordiamo di mettere like a questo video. Dovete commentare, noi vogliamo Camilla e Alessio for president. For president. Questo sia chiaro. Anche in russo, commentatelo, dovevi fare. Sì, anche in inglese, siamo un po' poliglotti. Quindi. E poi mettete l'iscrizione al canale. Lui l'ha fatto, gli è piaciuto un sacco. Bellissimo, è semplicissimo. C'è scritto iscriviti oppure subscrivi oppure. E se tu pici funziona. In russo ci sarà scritto pici e sei iscritto. Funziona, perfetto. Non è come l'abaco e non è nemmeno come la prescrizione. Chiudi. Compreso nel gesto, nel prezzo che non c'è, nel gesto c'è anche la campanellina, così ti arrivano le notifiche. Tu e ti dice quando la Lisa pubblica un nuovo video con noi, ovviamente. Perché da oggi ha deciso non ne farà più con nessuno. Esatto, li dà a tutti, ma anche con noi. Bene. Ciao, alla prossima mangiata. Ciao! Abbiamo detto ciao.